Il Covid in realtà ha insegnato che la vaccinazione è uno strumento essenziale per la tutela della salute anche delle donne in gravidanza, ovviamente sotto le indicazioni che necessariamente devono arrivare dal mondo della scienza, dal mondo della medicina. Bisogna rompere quel tabù che invece vede in contrasto la vaccinazione rispetto alla gravidanza e per fare questo bisogna portare avanti una cultura della formazione e dell'informazione adeguata, non solo per le donne in gravidanza, ma nella fase pre, ovviamente della gestazione, per tutte le vaccinazioni necessarie. Penso in particolare, ho citato la vaccinazione dell'HPV, rafforzare la medicina territoriale, l'accesso ai servizi, per le donne nell'accompagnamento della gravidanza e dopo nella promozione anche della vaccinazione per i loro figli. Per fare questo servono degli investimenti importanti in sanità, proprio per poter garantire una qualità dei servizi, su tutto il territorio nazionale. E poi c'è un tema importante che è la promozione dell'elemento della ricerca, della scienza e del dialogo tra le istituzioni e il mondo scientifico, proprio anche nel far sì e nel promuovere un processo legislativo che sia di organizzazione e a servizio della salute di tutte e tutti.